Buono, Blu, stai buono. Ragazzi, sono circondato. Ciao a tutti ragazzi, io mi chiamo Leonardo e benvenuti su Leo Toys. Oggi, come vedete, sono circondato da mega dinosauri. E come saprete, io sono un grandissimo appassionato di dinosauri dagli inizi, dagli albori del mio canale. E qui con me oggi ho i mega dinosauri di Jurassic World. I nostri dinosauri si affronteranno in sfide e sarete voi a decidere qual è il più forte. Prima però passiamo alle presentazioni. 3, 2, 1. Cominciamo con uno dei maggiori protagonisti di Jurassic World, il T-Rex. Guardate che dettagli e come è fatto bene. Ha dei colori davvero realistici e le articolazioni sono snodate. Poi ha questa museruola, questa gabbia che quando ruggisce ed apre la mascella si stacca e vola via. Poi c'è il Carnotauro Toro. Questo è pazzesco, è lungo 91 cm con dettagli e colori molto realistici. Ha inoltre un'apertura sulla pancia da cui escono i piccoli dinosauri che divora. Chi non conosce Blu, il famoso velociraptor super intelligente di Jurassic World? È lungo oltre un metro, alto 45 cm e i suoi dettagli sono identici a quello del film. Guardate l'inconfondibile striscia blu della sua specie. Anche Blu può inghiottire piccoli dinosaurini che poi fuoriescono dallo sportellino che ha sulla pancia. Lui invece è il famoso erbivoro di Jurassic World, il brachiosauro. È alto oltre 70 cm e lungo 85. Può muovere il collo, le gambe, la coda, la mandibola. Ha Infine c'è lui, l'icona di Jurassic World, l'Indominus Rex super colossale. È dettagliatissimo. Guardate l'occhio, sembra vero. E che denti! Ha questo colore bianco caratteristico della sua specie ibrida. Può inghiottire fino a 20 dinosaurini, che poi si possono recuperare dallo sportellino apribile sulla pancia. Ne dite? Non sono pazzeschi? Se vi piacciono, vi lascio qui sotto nell'info box i link per prenderli su Amazon, oppure li trovate nei migliori negozi di giocattoli. I protagonisti di questa prima sfida saranno Blu, con il supporto del T-Rex, contro l'Indominus Rex. Vediamo chi è più forte. Il T-Rex si libera subito della sua museruola. È proprio lui ad attaccare l'Indominus. Ecco che arriva Blu. L'Indominus Rex ha azzannato l'artiglio di Blu. Il T-Rex dà supporto. Credo che il nostro Indominus abbia bisogno di un pochino di energia. Ecco Blu, ne ho qualcuno anche per te. Adesso sono carichi di energia. L'Indominus Rex con un'abile mossa di karate atterra Blu. Il T-Rex azzanna l'Indominus. L'Indominus mangia la testa del T-Rex e Blu si rialza, attaccando l'Indominus. Ed eccoli qua i nostri tre protagonisti. Secondo voi chi è stato il più forte? I dinosaurini poi si possono recuperare dalla pancia.
Anche Blu ha lo sportellino sulla pancia da dove si possono recuperare i dinosauri che ha mangiato. I protagonisti di questa seconda sfida sono il brachiosauro e il carnotauro toro. Un erbivoro ed un carnivoro. Nonostante sia un erbivoro, non sottovalutatelo perché è grosso, è forte e ha un collo che si muove e la coda e le zampe, quindi è molto forte anche lui. Prima di questa seconda sfida però vi voglio far vedere una cosa: le magliette di Jurassic World. Guardate, c'è questa qui azzurra fatta così. E poi, guardate dietro. E poi c'è quest'altra qui con la cerniera e col cappuccio fatta così. Guardate all'interno, che figata. E qui sul cappuccio c'è questo dettaglio che vi fa sembrare un dinosauro. E guardate qui cosa c'è scritto: Raptor. E qui sul cappuccio c'è scritto Don't get eaten, che vuol dire non farti mangiare. Guardate, qua c'è scritto I survived the Indominus Rex, che vuol dire sono sopravvissuto all'Indominus Rex. E qui c'è scritto Raptor. Le trovate in tutti i negozi Original Marines. Prima che inizi la sfida diamo qualche snack proteico al nostro carnotauro. Non mi mangiare la mano, non ti permettere. Oh, ti devo cibare, non mangiarmi. Tieni, tieni. Tieni. Lo do io, fermati. Zampe posteriori molto possenti. Queste corna. Questa bocca. E queste zampe anteriori? Ragazzi, secondo voi che cosa se ne faceva di queste? Il carnotauro si avvicina. Quale sarà la sua strategia? Il brachiosauro non capisce. Il carnotauro cerca di azzannare il collo del brachiosauro. Il brachiosauro prova a difendersi. Azzanna il collo. Inghiotte la testa del brachiosauro. No, fermati. Si è liberato. È ancora vivo. Il brachiosauro si alza sulle zampe posteriori. Tira un altro colpo di collo. Un altro ancora. Il carnotauro è a terra. Si dimena. Il brachiosauro tenta di farlo rimanere per terra. Tenta di liberarsi. Si libera, riesce a liberarsi, gli alzano una zampa. Il brachiosauro abbassa il collo e scaccia il carnotauro. Anche il carnotauro ha uno sportello sulla pancia dove si possono recuperare i dinosaurini che ha mangiato. Ecco qui i mega dinosauri di Jurassic World, i protagonisti di questo video. Decidete voi qual è stato il più bravo e il più forte in queste sfide che avete visto. E ora, siccome si sono stancati un pochettino, gli diamo da mangiare. Qui ho un set di snack proteici per loro. Prego. Ecco te. Un po' anche per te, ecco qui. Penso che siate sazi per oggi. Lo vuoi tu? O c'è un altro? Te, tieni. Ecco qui. Tu non preoccuparti, adesso ti prendo qualche foglia dall'albero. Se vi piacciono potete trovarli in tutti i migliori negozi di giocattoli e vi lascio qui sotto in descrizione il link di Amazon per prenderli anche voi. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!